Sono con Massimo Canducci di Engineering, direttore dell'innovazione tecnica, che ha appena finito il suo intervento nel convegno Innovating Innovation e ha raccontato un po' di cose relative alla sua esperienza e all'esperienza della sua organizzazione. Le chiedo di in qualche modo ripetere alcuni concetti, ma anche di ampliarli rispetto appunto a quello che ci ha raccontato in front-end. Benissimo, allora Engineering è il più grande sistema integratore italiano e lavora ovviamente su tutti i mercati. Attualmente abbiamo circa il 7% di penetrazione del mercato. Lavorare su tutti i mercati significa avere un altissimo numero di clienti di grandi dimensioni, ovviamente. Questo significa, se vogliamo rimanere diciamo nella parte alta del mercato, quindi tra i fornitori privilegiati, dei fornitori che meglio operano verso i clienti, questo significa cercare di proporre sempre e continuamente soluzioni innovative e soluzioni di frontiera. Questo non è sempre semplice, perché ovviamente il mercato ha delle regole di produzione che sono abbastanza stringenti ed è sempre necessario stare all'interno dei costi che sono quelli stabiliti dalle gare pubbliche oppure dei budget che i nostri clienti mettono a disposizione per i sistemi informativi. Per poter ovviare a questo problema, e anche perché ci riteniamo molto preparati su questi temi, noi partecipiamo da moltissimi anni ai progetti di ricerca cofinanziati dall'Unione Europea e anche a moltissimi bandi italiani. Attualmente abbiamo circa 50 progetti di ricerca attivi e abbiamo sul territorio nazionale 250 ricercatori che operano su questi progetti, suddivisi in 6 laboratori. L'obiettivo in questi casi è chiaramente partecipare al progetto di ricerca avendo proposto un'idea, diciamo, di valore che viene considerata di valore. La partecipazione al progetto di ricerca ci consente, attraverso il cofinanziamento, di abbattere i costi della produzione di nuove soluzioni di frontiera. Quando parli di ricercatori, parli di persone fisiche? Persone fisiche, assolutamente. Quindi non di organizzazione? No, sono 250 persone fisiche che lavorano su questi temi, su un totale di circa 6.500-7.000 persone per tutta l'organizzazione di ingegneri. Quindi la partecipazione ai progetti di ricerca ci consente di lavorare davvero su temi di frontiera che sarebbero molto difficili da affrontare se non avessimo l'aiuto dei progetti europei. Inoltre i progetti europei e i progetti italiani ci consentono anche di avere delle relazioni molto interessanti di partnership con enti di assoluto valore come le accademie, come le università, come altre aziende industriali, come altre aziende che in alcuni casi sono i nostri clienti e che quindi, diciamo, in qualche modo coinvolgendoli su progetti di ricerca, il loro coinvolgimento ci consente di creare delle relazioni che vanno oltre il rapporto classico tra cliente e fornitore e che sono invece più relazioni di vera e propria partnership. Quindi ci sono soltanto grandi vantaggi a partecipare a questo tipo di progetti. Ovviamente ci sono anche i costi. I costi ci sono come? Perché come sapete i progetti sono cofinanziati. Sì. Il cofinanziamento implica che poi, una volta che il progetto è terminato, ci debba essere un exploitation del progetto stesso, quindi riuscire a portare sul mercato quello che il progetto ha determinato e è riuscito a concretizzare. La cosa non è facilissima perché i progetti di ricerca in sé producono non soluzioni immediatamente industrializzabili, ma molto spesso dei semplici prototipi più o meno evoluti. Quindi il nostro lavoro successivamente al progetto di ricerca è quello di rendere queste soluzioni più industriali per poter andare dai nostri clienti a tentare di fare qualcosa insieme a loro per renderli davvero soluzioni industriali enterprise che possono essere vendute o che possono essere fornite as a service. Quindi in qualche modo avete quel ruolo di collettore tra il mercato e la ricerca? Sì, all'interno della nostra organizzazione c'è proprio una struttura di innovazione tecnologica che si occupa esattamente di questo, quindi si occupa di prendere i risultati dei progetti di ricerca, così come escono dai progetti, e di portarli sul mercato. E contemporaneamente si occupa di prendere nuovi needs che possono arrivare dal mercato
e portarli come nuove idee per i progetti di ricerca. Stiamo, in questo periodo stiamo anche facendo un ulteriore passo avanti, quindi non considerare più l'innovazione come una fase all'interno del processo, ma stiamo cominciando a considerarla una action all'interno del processo, quindi in realtà stiamo cortocircuitando il processo stesso per fare in modo che, se riusciamo a portare alcuni dei nostri clienti direttamente nei progetti di ricerca, otteniamo da un lato il fatto che il rapporto non è più cliente-fornitore ma è partner con partner, sì, e dall'altro che è il nostro cliente stesso che chiede al progetto di ricerca, quindi a tutti i partner, di produrre qualcosa che poi è direttamente sinergico al suo business proprio. La vostra è una visione che non è soltanto nazionale ma è internazionale. Sì, beh, noi siamo prevalentemente in Italia, però abbiamo anche numerose filiali e uffici all'estero, prevalentemente Bruxelles e Sud America in questo momento. Ecco, con questo privilegio di visione internazionale, ci puoi dire quali sono le grandi diversità dell'approccio innovativo tra l'Italia e gli altri paesi? In realtà dal punto di vista dell'approccio innovativo devo dire non c'è molta differenza, perché tutti i nostri partner europei ed internazionali che operano insieme a noi all'interno dei progetti di ricerca internazionali hanno la nostra stessa identica vision, nel senso che tutti ricercano innovazione, tutti fanno ricerca per aumentare il loro business o per aumentare la loro conoscenza, nel caso in cui stiamo parlando per esempio di università o centri di ricerca. Quello che cambia invece è il rapporto che ciascuno di questi partner ha con il loro stato di origine, perché come sappiamo in Italia è abbastanza difficile ottenere dei finanziamenti perché abbiamo un meccanismo abbastanza farraginoso e complesso, e questo crea, questo aggiunge entropia ad un sistema che è già sufficientemente complesso. In altri paesi le cose sembra vadano molto meglio, molti paesi utilizzano delle normative, delle regole che sono derivate direttamente da quelle della Commissione Europea per l'accesso ai finanziamenti, per accesso non necessariamente ai finanziamenti ma soprattutto ai progetti, e questo ovviamente per loro è un grande vantaggio quando operano all'interno del loro mercato. Quindi questo è uno di quelle recriminazioni che possiamo, che potete anzi voi come relatori di questo convegno, attribuire al contesto italiano. Sì, sì. E quali sono gli altri? Questo diciamo è abbastanza tipico del contesto italiano, perché avere meccanismi di questo genere purtroppo crea entropia e non aiuta l'innovazione in generale. Lo blocca, come si dice. Sì. È un blocker dell'innovazione, sì, assolutamente. Diciamo che una delle altre cose che potrebbe essere fatta meglio riguarda l'agenda digitale. Sì. Molti discutono sul fatto che sia necessaria oppure no un'agenda digitale. Indipendentemente dal fatto che sia necessario o meno, è fondamentale che il principale stakeholder dell'agenda digitale, che è lo Stato, si faccia poi partecipe di diventare un abilitatore per l'agenda stessa, nel senso che non è sufficiente inserire buoni propositi su un paper, ma poi è necessario abilitare tutti quelli che poi saranno i veri attori incaricati di dar vita all'agenda digitale stessa per fare in modo che questi possano operare al meglio all'interno di questo contesto. Questa è una cosa che potrebbe essere fatta meglio. Quindi diventa un acceleratore, un booster, come, sì, come si è detto. Assolutamente. Ecco. Ma quindi secondo te ce la possiamo fare come Sistema Italia a diventare un paese che ha l'innovazione nel proprio DNA oppure no? Va detto che l'Italia ha innovazione nel suo DNA, tanto è vero che la storia ci insegna che tantissime innovazioni tecnologiche e non in tutto il mondo arrivano proprio dall'Italia, di conseguenza non possiamo dire che non ce l'abbiamo. Più probabilmente abbiamo una società oggi e un insieme di regole che per qualche motivo tende un po' a limitare questo fenomeno. Il fatto che ci sia, diciamo, la moda dei cervelli in fuga e degli, sì, italiani all'estero, significa che le menti più promettenti apparentemente e più brillanti vanno via perché all'estero trovano terreno più fertile
per operare secondo le loro, i loro desideri e all'interno dei loro perimetri. E per mettere in pratica quello che hanno studiato nelle università italiane. Assolutamente, assolutamente. Questo è un problema, si sa. In realtà poi se andiamo a vedere i numeri ci accorgiamo che abbiamo anche tantissimi e bravi ricercatori e imprenditori che comunque stanno in Italia indipendentemente dal fatto che il terreno sia più o meno fertile, però questo non significa che il problema non esista. Il problema esiste e va in qualche modo curato. Bene, ti ringrazio molto. Grazie e speriamo di rivederci in qualche altro convegno. Speriamo, grazie.